Aiuto! Make us feel happy. Even though it's fictitious. E nel mio cuore c'ho i ventricoli di scout. E nella bocca mi esce l'alito di scout. Sto vomitando. Ma il mio vomito è vomito di scout. Scout. Perché piangi? Io non sto piangendo. Sono nonna piange accanto ad un uomo. Nel 93% dei casi quest'ultimo è un bastardo da castrare. Brave! Ma brave cosa? E allora parla! L'hai picchiata! Ma che dice? Ma chi sa che vogliono queste? Raccontagli tutto. Ma che cosa gli devo raccontare? Raccontagli tutta la storia se ne hai il coraggio. Adesso che me lo chiedi con questa dolcezza glielo racconto. Allora, tutto è cominciato esattamente 2 settimane fa. Ma le storie non cominciano con c'era una volta? Giusto. Dicevo, c'era una volta, 2 settimane fa, su questa strada, una macchina. Che voi maschi vi dovete lamentare sempre, lo vedi? Alla fine c'è entrato tutto! Certo, ma io sono entrato dalla marmitta! Claudio! Aspetta, Claudio, fermati! Devo tornare indietro, ho dimenticato la valigia verde, c'era tutto il mio mondo! C'è tutto il tuo mondo! Cacci su, minchiate! Qua dentro ci sono minchiate! Claudio, dobbiamo tornare indietro, subito! No, non esiste, siamo già a metà strada! Ah no? No! E allora se non ho niente io, non devi avere niente nemmeno tu! Che vuoi... Era il mio unico bagaglio! Così siamo pari. Vabbè! Dovete sapere che se ci sono delle pecore e del latte, significa che nei dintorni c'è il creatore della ricotta più buona di tutta la Sicilia. Mio padre! Nicola Casisa! Ma se uno fa ricotta, l'altro fa scorze! Mio padre, Saverio Vitrano. Oh, leggenda racconta che le sue scorze sono così buone perché è originario della Scorzia. Ma sei cretino! Il suo regista preferito, Martin Scorsese. Claudio, non cominciare con le tue battute terribili. E ancora non ti ho detto qual è il motto preferito di tuo padre. E qual è? Scorza e coraggio! Basta! A me faceva ridere. Ovviamente, papà ricotta e papà scorza non potevano che unirsi per creare i cannoli più buoni di tutto il paese. Ah, ci stavamo dimenticando di un piccolo particolare. Per lanciare i loro cannoli, sapete chi hanno scelto come testimonial? Noi! A fare i cannoli erano dei grandi. Ma nel marketing facevano veramente, ma veramente schifo. Sei l'unico che conosco che sta male per come guida. Perché in genere uno guida di merda e l'altro si sente male. E invece no, tutto tu, sempre il solito egocentrico. Levati. Guido io. Questo mi è arrivato ieri dalle coste del Coromandel. Vediamo.
Beh, ma c'è chi ciauro, non lo conoscevo questo Coromandello, però è buonissimo. Ma non è esagerata questa conciatura? Ma che? Sei favolosa. Tu dici? Ma poi i ragazzi tornano dopo un anno, che fai? Qualche sorpresa non gliela dobbiamo fare, guarda qua. Sobrio, devo dire. Una cosa semplice solo per loro. E poi hanno detto che ci devono dare una grande notizia. Ah, e qual è questa grande notizia? Praticamente sono venuti a dirci... Aspettiamo che diventi ufficiale. Giusto, aspettiamo. Sì, aspettiamo. Siamo in ritardo. Ciao Liliana. Ciao. E queste sono le nostre mamme, amiche da una vita. La moglie della ricotta e la moglie della scorza. Marzandello Gossip Time. Le famiglie Casisa Vitrano stanno aspettando un annuncio dei loro figli che stanno tornando. E noi tutti sappiamo che si tratta del grande evento. Don Pippo, preparati. Pronto? Prontissimo. Non è vero, non è vero, non è vero, non sono pronto, non sono pronto. Ma mi spieghi, di cosa hai paura? Non lo so, Anna, secondo me è un passo troppo affrettato. Ascoltami, questo passo ci renderà felici, per sempre. Hai ragione. Allora andiamo? Sì. E andiamo. Però arriviamoci, vivi e interi. Vai piano. Vai piano che ci sono persone. E non mi mettere ansia. E stai attenta a non tamponare l'asinello. L'ho visto. No, perché l'assicurazione degli incidenti con gli asinelli non li copre. Signor sindaco, sono arrivati. Gesello, se questi sono tornati per quello che penso io, qua facciamo il botto. Di più, signor sindaco, di più. Di più. E allora? Niente. Ti muovi? Possiamo andare? Ancora. Appena arrivano, non facciamo al solito vostro che li assalite. Perché se li assalite... Eccoli! Quelli si sentono soffocati. Bentornati! Bello sei! Prepongo! È un anno che non tornate, mi sei mancato! Guarda che cosa mi sono fatta per voi! Bentornati! Brivi, Enzo, i peli ti stanno facendo la ola! No, no, mamma! Il sole è arrivato! Il sole! Papà, scusa, guarda che tuo figlio sono io! Nicola, saluta tuo figlio! Ma perché tu per me non sei meglio di una figlia? Il suo figlio! No, allora, facciamo un po' di ordine, per favore, allora, i miei genitori da questo lato, per favore! E i miei da questo! Due, ci vuoi più? Sì! Allora, passiamo di là, passiamo di là! Sento bene! E al nonno che fa? Non si saluta! No! Come stai? Piano, nonno, piano, impasto! E a me? Non mi abbraccia nessuno? Nonna! Nonnino! Dai, su, andiamo di là con una sorpresa per forza! Andiamo! E voilà! Guardate, che cosa vi abbiamo preparato! La pasta con le cozze per Claudio. Come le amiche che frequenta. E il poppettone per la mia principessa. Per festeggiare il suo primo giorno di dieta. Amore, vieni qua. Ma sei un poco sciupata. Vieni, Gioia. Mamma, siediti. Sei un poco dimagrita, mi sembri. Tutto bene? Vedi, figlio mio, io e Saverio abbiamo pensato di darti una cosetta. Ah sì, visto che è arrivato il momento, noi ci tenevamo che tu lo facessi con questo. Con questo. Papà. Saverio. Ah. Papà. 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 Dai,
che si raffredda, venite! Chiamano. Dai, sediamoci. Io e Annandrea ci andiamo a lavare un attimino le mani e torniamo. Due minutini e arriviamo. Perciò si vanno a lavare pure le mani insieme. Quanto sono innamorati, amore. Non mi dire che è quello che penso io. Di sicuro non è un hula hoop per formiche. E ora chi glielo dice che ci siamo lasciati? Come lasciati? Che vuol dire lasciati? Ma vedi che le cose non le sa raccontare. Uno le cose complicate le deve raccontare fin dall'inizio. Ecco, meglio. Per esempio, com'è che una come me è finita con uno come lui? Appunto, perché? Oh, oh, fly down, baby, fly down. Ah! Elementari, medie, liceo, sempre nella stessa classe. Poi quella sera, non lo so, m'ha fatto ridere più del solito. E così m'ha fregato. Io non lo so perché, però tu mi piaci. No, tu per niente. Come no? No, no, troppe tette, troppo culo, io non ci sono abituato. Baciami, cretino. E insomma, ci siamo baciati. No! Non è troppo brutto. Sta parlando, quello che ha la faccia a po'. Sono lentiggini. Sono lentiggini? Mia madre dice che mi danno carattere. E ti prendono per il culo pure a casa. Che? Okay. Che? Non rispondi più, dai, dai! Claudio! È un bambino! Sì, ma ha cominciato lui. Insomma, andammo a convivere a Palermo. Ve lo giuro, è stato veramente difficile. Perché mentre io mi impegnavo con lo studio delle lingue, davo materie e passavo esami a pieni voti, lui... Che? Io semplicemente avevo altri obiettivi. Collezionare bocciature? Le mie non erano bocciature. Le mie erano medaglie. A passare gli esami siamo tutti bravi, ma non passarne nemmeno uno. Quello è il top. Anna, guarda che bella sta maglietta. Basta! Di nuovo, arriviamo al rosso. Io non ti sopporto più. Io studio e tu giochi. Io cresco e tu torni indietro. Io mi sto laureando e tu sei rimasto il solito immaturo. Non è vero, che cosa c'ho di immaturo? Dai, Anna, aspetta, Anna! Dove vai? Dammi una possibilità! Dimmi qualcosa di maturo. Nonno. Più maturo. Bisnonno. Va bene, vattene. Tanto sai che c'è? Che pure tu sei cambiata. Da quando siamo arrivati qui sei diventata solo università e studio, studio e università. Sei diventata noiosissima, vattene! E tu sei un ragazzino indolente. Tanto non so nemmeno che cosa significa. Compa, abbiamo portato birra e patatine! E anche un joystick in più per giocare meglio! Tieniti le tue anime gemelle. E così ci siamo lasciati. E la cosa mi ha fatto stare veramente male. Sei male? Ma se ti sei consolata subito? Avevo bisogno di dare un nuovo respiro alla mia vita. E perché non ti facevi l'aerosol? Perché fortunatamente è arrivato lui. Lui chi? François, un vero uomo donatomi dal destino. Sì, destino. Il tuo professore di francese che giusto avevi conosciuto un mese prima di lasciarmi. Ma che c'entra? Queste sono coincidenze. No, queste sono corna. Ma se già ci eravamo lasciati. Pure il bacetto, bastasi. Ah, quanto è bello François. Ma tu che ne sai se nemmeno lo conosci?
Il punto comunque non è questo. Il punto è che mentre noi ci eravamo lasciati, i nostri genitori erano sempre più uniti nella vita e negli affari. Anche perché dopo il successo dei cannoli, il sindaco del paese decise di diventare socio dei nostri genitori e, ispirandosi al nostro fidanzamento, creò... il cannolo degli innamorati! Che poi noi innamorati non lo eravamo più! Noi eravamo cannoli sciagliati, separati, lasciati! È una startup questa! Sì, mami, tutto bene. L'esame è andato benissimo. Certo che sono a dieta, mamma. Mi raccomando, salutami papà. Claudio è sotto la doccia, te lo saluto io. Ciao, mami. Ciao. Merda! C'est pas possible. È sempre la stessa storia. Sono 6 mesi che siamo insieme e tu racconti ai tuoi genitori che stai ancora con Claudio. Basta, ça suffit. Risolviti in qualche modo. Tu hai ragione. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Anna è sotto la doccia, poi te la saluto io, va bene? Dai, mamma, per favore, sto studiando, mi sto preparando per un esame. Grazie, ciao, ciao. Ragazzi, mi raccomando, anche per oggi solito schema di gioco. Con quei cretini dei tuoi amici state giocando al biliardino. Claudio, dobbiamo andare. È arrivato il momento. E glielo devi dire tu. Sì! Sì! Anna? Anna? Che grande gol col portiere! Avrà tirato di puntazza, sicuro! Tacce, è bellissimo! Quindi, non siete tornati a casa per dire che vi sposavate, ma per dire che vi eravate lasciati. Esatto! E alla fine gliel'hai detto tu, sei stato il solito vigliacco. Figurati! Ma voi donne che vi addestrano già da quest'età, come funziona? Signorine, voi avete capito tutto della vita. E invece non hanno capito proprio niente, perché io mi sono assunto le mie responsabilità. Sì. Claudio, glielo devi dire tu. Io questo dispiacere ai miei genitori non glielo posso dare. Claudio! E va bene. Glielo devo dire io? Sì. Glielo dico io. Andiamo. Claudio! Non ce la faccio! Sei un vigliacco! Lo so! E io che pensavo che per una volta tu potessi fare l'uomo. Va bene, ci penso io. Esci. Arrivo! Scusate. Un attimo di attenzione, per favore. La magica emozione. Qua siamo. Troppa commozione. Silenzio, picciotti! Claudio vi deve dare una notizia. Sì, ecco, vedete... Anna. Mi vuoi sposare? Io t'ammazzo! Amore, qua già festeggiamo il Capodanno. Certo, amore, gli ho detto che sei un bravo ragazzo e loro non vedono l'ora di conoscerti. E sei geniale! Così appena posso ti vengo a trovare e mi presento. No. Come no? Cioè sì. Ma sì, sì o no? Sì, sì, certo, amore. Guarda, ci manchi solo tu. Ciao, amore mio. Gesù.
Va tutto bene. Sono nella merda. Ma come dice il mantra, quando sei nella merda, balla e canta. Sono nella merda, sono nella merda. Allora, ragazzi, vi piace la stanzetta che vi abbiamo preparato? Che ne dite, che ne dite? Io posso andare a dormire anche a casa mia, veramente. Ma Claudio, ma che dici? Tanto a Palermo già convivete. Sì, ma mica siamo genitori all'antica noi, eh? Lo sai? Lo potete fare anche qui. Mamma! Avanti, tutta questa timidezza! Scioglietevi! Oh. Questa è la stanza dove i bisnonni hanno concepito la nonna, dove i nonni hanno concepito me e dove io e papà abbiamo concepito te. E voi? Dormiamo. Dormiamo! Vogliono dormire! Mi fanno impazzire questi giovani d'oggi. Vogliono dormire. Vogliono dormire. E non è possibile. Perché voi siete sotto lo sguardo attento di Sant'Ippazio di Gangra, il santo protettore del cosino. Papà! Ah, scusa, scusa, del coso, del coso. Figlie mie, il vostro fratellino si sposa. Sarà un grande giorno. Sì, perché pure lui, come voi, ha pascolato nei prati verdi della verità, si è nutrito nella mangiatoia dell'amore e magari presto diventerete pure zie. Hai capito? Nico, andiamo a dormire. Sì. Oh. Buonanotte. Non sapevo se per la gioia indossare il cammello, il cavallo o il canguro. E alla fine ha prevalso lui. La nostra figlia si sposa, ma ti rendi conto? Lo scimmione adesso non sa se accarezzare o divorare la sua preda nella foresta selvaggia. Lo sai, per il vestito avevo immaginato un'organza di filo di seta francese, così un po' trasparente, classica. È un filo di perle. Beh, damaci, il filo di perle, sì. Mi viene da ruggire. Deve essere un matrimonio perfetto. La chiesa, il ricevimento, la location. E lo scimmione? Ma Saverio, ma tu che cosa ne pensi? Ho capito, va. È finita un'epoca. Bravo! Deve essere il matrimonio dell'epoca. Saverio? Saverio! Anna, non puoi capire, ho trovato tuo padre che... Zitto! No, ho trovato tuo padre... Tu ti devi stare zitto! No, tu stai rovinando la mia serenità mentale. Tu mi devi giurare che domani risolvi tutto! Boh? Ora, questa è la tua parte di letto e questa è la mia. Se oltrepassi questa linea sei un uomo morto. Uomo. Che? Oh, ma che hai? A
appuntamento con Maria Assunta l'ho mandato. Benissimo, dopo mezz'ora è scappato. E considerato che l'ultima neanche si è presentata, sono progressi. Sì, ma dico io, ho una casa, è arredata, mia madre cucina benissimo, un lavoro, ce l'ho. Dico, che mi manca? Secondo me le sembianze di un essere umano. No, finiscila, che mi manca? Tuo cugino. Me ne frega di mio cugino. C'è tuo cugino Claudio! Oh, Claudio, un anno! Non ti vedo! Piano, stringere e fai male, piano. Oh, in famiglia tutti aggressivi siete, eh? Sono sempre cretino. Io, ragazzi, non vedevo l'ora di vedervi, che per me per ora è un periodo bello critico. Come state? Benissimo. Mia moglie è benissimo, i miei figli benissimo. Tutti sistemati. Solo io non mi riesco a sistemare. I miei genitori alla mia età avevano già 3 figli. Sono in ritardo. In ritardo? Non è che c'è un tempo di scadenza per il matrimonio. Quando arriva, arriva. Ma io ho 25 anni. Che gli devo fare da nonna ai miei figli? Maria, pare uno degli anni 50. Ma per ora divertiti, godiamoci la vita. Ma che ce ne frega? Ah, si sa. Se entro 25 anni non ti sposi, per tutti sei una cosa inutile. E infatti tu sei una cosa inutile. Ma pure lui è una cosa inutile. Certo. Che c'entro io? Ecco, neanche tu sei sposato. Cosa inutile. 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 Oh! Io non sono una cosa inutile. Mi sposo. Mi sposo? Sì! Che mi sposo! Mi sposo! Mi sposi! Sei bravo! Ti sposi! Bravo! Sei troppo bravo! Marzandello Gossip Time. La notizia ufficiale. Claudio e Anna si sposano. Marzandello Gossip Time. La notizia ufficiale. Claudio e Anna si sposano. Inizierei da Vincenzo e Marinella, che sono troppo graziosi. Telefono io? No, ci telefono io. Mamma, Giusy, per favore, possiamo aspettare un attimo. Ma prima poi non di ci dirla. Possiamo scordare, c'è il marchese di Villa Abate. Telefono tu. Viva gli sposi! Poi vi giuro, con i tempi giusti, con le parole giuste, con i modi giusti. Beviamo caffè. Caffè? Io e Claudio lo comunicheremo a tutti. Capito? Che c'è? Niente. Come niente? Perché? Ho l'aria di uno che è inseguito da una banda? Quale banda? Appunto, quale banda? Evviva gli sposi! Non c'è una banda che urla evviva gli sposi. Io te l'avevo detto, eh! Evviva gli sposi! Non mi dire che lo sanno tutti. Solo quelli vivi. Forse. Io, Auden
Venanzio Malatesta. Passerò alla storia del comune di Marzandello. Era un cannolo. Oh, un cannolo. Il cannolo. Il cannolo degli innamorati. Un cannolo, sono buone tutte, mu fanno. Ma noi ci siamo inventati una cosa troppo bella. Noi ci siamo inventate la storia di Anna e Claudio. Sindaco, lei non ha inventato la storia di Anna e Claudio, l'ha usata. E adesso si vuole pure approfittare del matrimonio, chiama bella. Gisello, parlaci tu qua al clero e spiegaci la nostra idea. Don Pippo, mi presti attenzione. Questo matrimonio sarà l'occasione giusta per lanciare il cannolo degli innamorati a livello internazionale. Internazionale. Creare posti di lavoro. Di lavoro. Traghettare Marzandello in Europa e nel mondo intero. Oh, nel mondo intero, di più. Di più. In tutta la Sicilia. Ecco. E buonanotte. E così termina un'altra giornata piena di notizie. Ma ricordatevi, domani è un altro gossip. Ah, auguri a Claudio e Anna e good night, Marzandello. Sento tanti pensieri che si affollano in questa testa. Ma che è successo? Perché? Nonna, non lo so se posso dirtelo. Gioia mia, ma io ho vissuto la guerra, la fame, la miseria. Dimmelo, nonna, che c'è? No, nonna, veramente no. Parla. No, nonna, non ce la faccio. Parla! Nonna, io e Claudio non stiamo più insieme e io sto con un altro ragazzo. Nonna! Claudio, 25 anni, 1,75 m. Professione bello, ci siamo fidanzati, poi ci siamo lasciati, ti ricordi? Claudio, dobbiamo fare qualcosa subito. Ce l'ho. Dormiamo altri 5 minuti. Ma certo, i nostri genitori vorranno sicuramente dei nipotini, ma se noi non possiamo darglieli, saranno loro a chiederci di lasciarci. Claudio, sei impotente. No, Anna, non mi piace. No, Anna, guardami, no. Anna, no. Jack, ho bisogno del tuo aiuto, Jack, perché se vinceremo questa battaglia saremo liberi per sempre. Avanti, Jack. Per favore, non ti ho mai chiesto niente, Jack. Se starai al gioco, ti prometto che ti lascerò una settimana libero senza mutande, eh? Eh? Dai che ti piace? Dai che ti ho tirato su con questa notizia, eh? Dai! Eh? Eh? Sai che ti dico? Non andrei da nessuna parte. Non mi fido di te, figuriamoci se mi fido di tutti e due. Ci penso io. Jack! Ci pensa lei? 25! Latte di pecora fresco appena munto. Ah sì. Ma che stai facendo? A dieta siamo. E da quando? Dobbiamo arrivare all'altare a tipo top model. Fresco appena munto. Aspetta. Ottimo, veramente ottimo. Ma c'è a fare un prosecco. Buongiorno. Maria, che biada! Quel sole di mia figlia. Dai, fai colazione. E lo sposino? Lo sposino dov'è? Ecco, a proposito, mamma, quello che tu desideri più di tutti è avere una nipotina, no? Certo. Ecco, siamo andati da uno specialista di queste cose. E Claudio, questa nipotina, non ve la potrà dare. Non me lo dovevi dire. Non me lo dovevi dire. Jack! Abbiamo ammazzato la nonna!
Aspetta, 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 aspetta! Non vi potrò dare una nipotina? Ma vi darò un nipotino! Sì, e lo sapevo! Gli insegni a giocare a te. Brindiamo! Un maschietto è meglio! Ma hai le nausee? Hai le nausee? Fatela passare! Si brinda! Piano, piano. La mattina ce l'hai, il pomeriggio. È il dritto che non mi riesci. Bacci di rovescio. Giusto. Un brindisi. Prendiamo. Nipotino, eh! Nipotino. Queste nausee non mi sofferenza. Claudio, sta bene. Vieni, siediti. Ma Claudio... Costa sta seggia, Nico. Ah, papà, ma tu di queste cose non ti devi vergognare. Grazie. Certo, noi ci dobbiamo solo organizzare. Grazie, Salerno. Le cose si risolvono. Grazie. Ma tu, come lo chiami? Vabbè, io lo chiamo Jack, ma è una cosa mia. Jack, come il nonno Gioacchino. No, no, non mi permetterei mai di chiamarlo come il nonno Gioacchino. Scusa, perché non lo chiami Saverio? A questo punto meglio il nome del nonno paterno, Nicola. Anna? Sì, amore, gliel'ho detto. Aspettiamo un bambino. Io te l'avevo detto, questa storia dell'impotenza con me non può funzionare. E infatti, come vedi, sei rimasta incinta. E io manco t'ho toccato, ah, solo con lo sguardo ti ho messa incinta. Mi devo mettere i preservativi negli occhi, mi devo mettere. Dai, smettila, cretino, è che non ce l'ho fatta a dire la verità. E ormai è fatta, sono incinta e dobbiamo trovare una soluzione. Ma vedi tu in che razza di situazione ci siamo andate a mettere tutte e due. Dai, Cla, ti prego, non ti ci mettere pure tu. Io già mi sento in colpa, per favore non piangere. Invece sì, va bene, perché dovevamo fare più attenzione tutte e due. Ma perché stai facendo così? Perché io non me la sento di diventare papà, va bene, non me la sento. Ma che futuro gli posso dare a questo figlio? Quale? Ma quale figlio, Claudio? Quale figlio? Ma quale figlio? Dici, questo bambino è figlio di un equivoco. Ah, ma allora il padre non sono io. Ah! Vieni qua così, ti ammazzo e poi te ne vai. No, grazie per l'invito, rifiuto l'offerta e vado avanti. Vieni qua che ti ammazzo. Così lo fa nascere orfano di padre. Dimmi che hai capito. Sì, ho capito. Guardami negli occhi e dimmi che hai capito. No, negli occhi no, se no rimani di nuovo incinta. Un bambino sì, ma due gemelli sono troppi. Che... Ah! Ho capito. Trattasi di matrimonio riparatore. Ma qual è matrimonio riparatore? Don Pippo, non scherziamo. Qua c'è gente moderna. Facciamo massimo fra 3 giorni. Sì, massimo 3 giorni. Gli sta crescendo la panza. Non è che possiamo perdere la faccia. Noi cattive figure non ne possiamo fare, Don Pippo, mi raccomando. Va bene, care figliole, sono d'accordo con voi. Questo bambino, a proposito, come avete deciso di chiamarlo? Jack. Vabbè, allora Jack nascerà con i suoi genitori uniti dal sacro vincolo del matrimonio. Perché già il maligno ci ha messo il suo zampino in questa storia. Ma il Signore laverà le colpe e consacrerà questa bella famiglia. Benissimamente, allora facciamo sabato. Si può fare. Sabato. Grazie padre, sarà il giorno più bello della nostra vita. Amen. Non c'è bisogno. Adesso se andate via e mi lasciate un po' da solo con i ragazzi. Certo, la lasciamo solo con i ragazzi. Mo però, andiamo bene, andate. Sabato. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Veloci? Don Pippo, no, le volevo dire. No, domenica, sabato. No, perché poi la panza cresce. La panza cresce, non sta bene. Ah, bella Napoli. Andiamo bene, vai, sabato, ci vediamo sabato. Ragazzi, io mi rifiuto di credere che due giovani moderni ed evoluti come voi si vogliono sposare. Ma perché? Perché? Il motivo qual è? Vi amate? E chi ve l'ha detto? L'avete pensato voi? Ve lo siete detto? Tu l'hai detto a lei e lei l'ha detto a te. E credete che questo basti? Credete che dirsi l'un l'altro di amarsi significa amarsi veramente? No, non è così, non è possibile. Ve lo dico io. Voi dovreste esserne certi, ma la certezza non esiste. Chi ve la dà? Nessuno. E se lo fate per Jack?
Meglio vivere nel peccato che nella menzogna. Per cui io alla fine vi chiedo, ma che volete fare? Oh, Don Pippo, noi su per giù, diciamo, in linea d'aria la pensiamo come lei. Ci aiuti a dirlo ai nostri genitori. Non è possibile. La scelta aspetta a voi. E quindi? Libero arbitrio. A lui e a figli maschi. Non fa una piega. Ma uno normale c'è nel suo paese. Andate, ci vediamo sabato. L'aspetto, forse andate. Via, via. Giovani moderni. Cioè, ma ti rendi conto che tra 3 giorni ci sposiamo? Cioè, sabato! Anna, guarda che non è una tragedia solo per te, ma anche per me. Sabato c'era l'anticipo del Palermo. Ma sei cretino? Ma sei scema? Io dovevo essere con François! Io dovevo essere allo stadio. E invece mi sposo. Ma che mondo è questo? Ale, 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 Palermo, ale. Margiandello Gossip Time, news, rispolverate vestiti eleganti perché il tanto atteso matrimonio tra Anna e Claudio è stato anticipato a sabato. Ma io non vedo l'ora di commentare sui social il vestito da sposa di Anna. Amici miei carissimi, il mondo deve sapere che alla base del nostro cannolo c'è l'amore. Cannolo al quale, grazie al vostro matrimonio, abbiamo cambiato persino il nome. Troppa emozione. Ed ecco il motivo per il quale vi ho convocato. Gisello, scopri! Il clannolo. Claudio e Annolo. L'idea è stata nostra. Al cannolo! Al clannolo! Oh, evviva gli sposi! Evviva! È proprio un'idea scherda. Schifosa e di merda. Tutto il mondo, dobbiamo andare tutta la Sicilia internazionale. Gioia mia, che bello che sei qua. Fai i nastri. No, vedi che lo sposino, no. Faccio io, eh. E faccio. Io che faccio? Tu fai scatole, mamma. Claudio! Vieni, ci sono zio Vincenzo e zia Maria! Voglio fare zia Maria. Ciao! Claudio! Mi ho portato il regalo! Anna! Sorridi! Ma come vedrai? Non è vero che vi sposate? No, amore, te l'ho detto, è stato tutto un equivoco. Ma sono 2 settimane che mi dici che è tutto risolto. E lo so, è che io e Claudio... Arrête! Sei solo una bugiarda. Vabbè, ma almeno falla parlare. Zitto! Tetuatua! Oh, dobbiamo stare calmi, eh? Dobbiamo stare calmi. C'è un po' di prepotenza nell'aria, io di fronte alla prepotenza... Qua? Faccio un passo indietro. Amore mio... Cucciolo mio, sangue del mio sangue. È finita. Ti devi fidare di me. Oh, d'accordo. Ma adesso? Vabbè, te ne torni a casa. Ancora? Tu la fermi, toi. Guarda che mi parto... Je te casse la gueule. Per il setto nasale. Idiot. Mi parto di testa. Qua? Nelle gengive. Ah, bon? Proprio qua. Sì, espèce de gros con, là. Tu cretino. Idiot. C'è una cosa inutile. Stupide. Scemonito. Buffon. Ci penso io. Tutto sotto controllo. Vabbè. Ah, boh. Ma? Fai i fiocchi. Papà, lui è François, il nostro testimone di nozze. E tra l'altro il mio, perché l'ho scelto io personalmente. Siamo amichetti con Franzettino. Mamma, François è francese. Ma va? Enza vitra, no? Enchanté. Rien ne va plus, veramente. Rien ne va plus.
François è venuto a trovarci, non è che possiamo farlo dormire qua stasera. E che problema c'è? Lo mettiamo nella dependenza. Scherzavo, non ce l'abbiamo la dependenza. Ci stringiamo. Ci stringiamo. Vabbè, facciamo che spengo la luce così non ci guardiamo proprio. Se mi rivolgi un'altra volta la parola ti do una testata. Vabbè, ma voi francesi ce l'avete per vizio. Te tuo. Campioni del mondo! Campioni del mondo 2006! Esci fuori da questa stanza subito. E io dove vado a dormire? Aspetta. Forza! Via, ma c'è. Amore mio, scusa. Se mi dispiace un sacco, devi dormire con lui. E viva la France! Oh! Maria Napoleone! Vivo, Bonaparte. Camurrielsi francesi! Bella la Francia. Bella. Bellissima. Questo invece è il salone delle feste. Ah, questa sedia ha un valore inestimabile. Qui ispirò la principessa Giuseppina Lelio de' Medici. Qui invece, su questo divano, esalò il suo ultimo respiro la marchesa Francesca d'Emilia. E su questa sedia? No, qui ancora non è morto nessuno. François, stasera aspetta a te! Non sei cretino! Guarda che ci sta bene! Smettila! Se penso la fine che fece il barone Mariotto De Rossi. Com'è morto? Il lampadario. Pem! La marchesa! E adesso il vero motivo per cui siete qui. Accomodatevi, prego, prego, prego. Auguri! Questa è casa nostra! Il nostro regalo per voi, cuccioli! E per noi, perché ci andremo a vivere tutti insieme! Finalmente un'unica grande famiglia! Bella la famiglia! Amori! Auguri! 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 Mi raccomando, senza spingere troppo con le mani, perché l'ultima coppia... Pem! Ed è caduta. I tuoi genitori ti hanno regalato un castello con il tuo ex fidanzato. Dai, amore, ti prego, non fare così, dai! E poi che facciamo qui? Che cos'è questo posto? Amore mio, questa era la mia scuola elementare. E lui? Dobbiamo portarcelo per forza. Amore, tu non lo guardare. Non lo guardare. Andiamo, vedi quello. Quello è Mimmo. Il guida della nostra scuola. Ho preso un voto bassissimo. Schifo. Ma davvero pensi che andavo un voto basso? Scemo, lo sai che di solito prendo 10. Allora sai che faccio? Ti regalo il mio 1. Così arrivo a 10. Ma come fai a prendere 1 nel tema del spirito animale preferito? Perché ho detto che il mio animale preferito è il cane che ama la musica rock. Cioè? Rockshire. Casi sta. 2. Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo. Scordate la cartella! Ti fa più male di questo mio? Libera la sigla, sempre sordi siete! Ragazzi, non lo so, non so più che cosa fare. Qui sta succedendo veramente di tutto.
e probabilmente c'è un problema. Forse Anna mi piace ancora. Compa, mi pare perfetto, te la stai pure per sposare. Ascolta a me, tu intanto sposatela. Tanto poi, pure se chiede il divorzio, non glielo dai e ci metti l'avvocato. All'antica. L'amore è amore. Avete ragione, io con voi mi devo fidanzare. Grazie, grazie. Signor Sindaco, lei è l'unico che può aiutarci a uscire da questa assurda follia. Claudio e Anna non si possono sposare. E in che senso? Ma signor Sindaco... Zitto! Anna è la mia fidanzata. Loro sono 6 mesi che non stanno più insieme. È vero. Signor Sindaco, lo stavo... Zitto a terra! Signor Sindaco, è arrivato. Fallo uscire. Adesso. Voi voi state mute tutte e tre. Tu soprattutto. Forza, venite qua. Un bel sorriso. Doso! Tanaka-san, Doso! Tanaka-san. Mister Tanaka, carissimo. Ho il piacere di presentarvi Anna e Claudia. Inosuke desu ne? Promessi sposi. Carissimi ragazzi, grazie al vostro matrimonio, grazie alla nascita del clannolo, Mr. Tanaka qui presente ha già staccato un assegno di 5 milioni di euro. E pensate che il clannolo verrà lanciato in tutto l'Oriente. Voi siete pronti a diventare delle star del lontano Giappone? Gisello, prego. E voilà! Viva amore! No, ma è un manga, troppo bello! Hai, è una telefonata importante dal Giappone. Dal Giappone? Venite che vi devo parlare, vi dico una cosa brevissima. A me non me ne fotte una beneamata minchia. Se voi state assieme oppure no, voi domani vi sposate, poi lanciamo il clannolo e poi incassiamo l'assegno. Dopodiché fate quello che cazzo vi pare. Quanto a te, fai passare un annetto, poi ti prendi la tua bella principessa e tutti vi saranno felici e contenti. Quanto a voi due, Gisello. Signori miei, i vostri genitori hanno fatto delle spese. Un castello? Le macchine nuove per l'azienda? Un abito da sposa? Un mutuo ventennale al tasso del 4%. Adesso, se salta tutto, salta il finanziamento. I primi a finire col culo per terra chi saranno? I vostri genitori. Signori miei, ragazzi miei carissimi, questo è l'amore. Felicitazioni vivissime. Mr. Tanaka! Io una cosa ero contento, che con François stavamo diventando veramente amici. Lo sai cos'è che non mi quadra in tutta questa storia? E che tu te ne approfitti perché sei ancora innamorato di Anne. Ma da dove ti viene? Da dove ti viene? Guarda, ma io che me ne vado, se no non lo so che cosa succede. Cosa succede? Non lo so, ci posso pensare 5 minutini? E che un saluto. Tu e tutta tua razza. E c'è una patcuglia. E va bene, lo ammetto. Sono ancora innamorato di Anna, allora. Ah, voilà, ti va. Ma sai qual è la vera differenza fra me e te? Che io domani mattina me la sposo mentre tu sarai in un angolino a guardare. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta. Io te le suono. Mi sei troppo bravo, suona vero. Guarda. Ragazzi, ma che è sta musica? Amore, Claudio, ti ho portato la serenata. Mi hai portato la serenata? Ti ho portato la serenata? Mi hai portato la serenata? Claudio, gemio, ma dove eri? Ma che fai? Non lo sai che la notte prima del matrimonio si porta la serenata alla fidanzata? Ci ho pensato io. Andiamo. La serenata è un momento bellissimo. Mamma, per favore, no! Claudio! Amore! Questa serenata te la ricorderai per tutta la vita, mi raccomando. E mi tratta come una principessa. Va bene. Come una principessa, mi fa sentire come una principessa. Ma come ti sei vestita? Come ti sei vestita? Il principe azzurro. Chi? Il principe tu, il principe azzurro. Piano. Picciotti, vestiamolo come si deve. Per favore, vestiamolo come si deve. Però siamo. Ragazzi, vestiamolo bello, bello, bello. Facciamolo diventare un nuovo siciliano. Mettiamogli i baffi. Ciao.
Amore, lo so che sei emozionata, ma ti devi prendere di coraggio e devi uscire fuori, dai. Mamma, io non me la sento. Quando è stato di papà per me anche io ero emozionata. È stato bellissimo. Mamma, ma questo non è bello per niente. Senti che bello. Ma non ci voglio andare. Dai, coraggio. No, mamma, affaccia. Per favore. E vai, camorria. Picciotti, s'affaccio. Allora, Romeo, in che tonalità la facciamo questa serenata? Maggiore, minore, come la vuoi? In tonalità che vorrei solo morire. Ah, tragico, romanticone. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosco. Conosca, è congiuntivo. Ah, giusto, scusa. Ah. Amore mio, sei la persona più angelica che c'è. Che ci sia, è congiuntivo pure questo. Ah, pure. Oh. Amore mio, meno male che al mondo io ti ho. O con l'H. No, l'H c'è, ma l'H c'è. C'era. E poi come fa a sapere se l'H c'era o non c'è? E comunque l'H è muta. Non come a te, c'è ore. Posso? Maestro, ricominciamo con tutti i congiuntivi in diesis. Avanti, attacca Carmelo. Te la ricordi ancora la mia serenata? Eh certo, mi cantaste e mi sei scoppiato dentro il gregge. Troppo bello, troppo. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosca. Amore mio, sei la persona più angelica che ci sia. Amore mio, meno male che al mondo ti ho con l'H. Amore mio, ti amo. Anna, devi sapere che Claudio è ancora innamorato di te. E ma certo che è innamorato! Domani probabilmente non solo ti sposerà, ma vorrà restare con te per tutta la vita. E certo, per tutta la vita! Anna, ti prego di qualche cosa. Franzo, parliamone dopo. Mais enfin, je t'en prie. Di qualche cosa. E che cosa vuoi che ti dice? La verità! No, viva la verità! La verità! Guarda, 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 comunque a noi tutto si può dire, ma quando ci mettiamo in testa una cosa la facciamo, eh? Vero, vero, non ci ferma proprio niente e nessuno. Niente, nessuno, subito siamo arrivati e siamo andati dai nostri genitori a dirglielo. Belli, dritti, mamma, papà, io e Claudio non stiamo più insieme. Ah, su, senza esitare, così gliel'abbiamo detto, preciso. E hai visto pure loro come l'hanno presa bene? Benissimo, benissimo. Anzi, io ho presentato François, poi mi sono sposata con François, poi abbiamo avuto 4 figli. Mi 4 figli assai sono, manco mi avete invitato a un battesimo. Lo so, avrò troppi pensieri. Non lo so, però sono contento che alla fine sia andata bene frate e François, eh? Bello. E vissero per sempre. Felici. E contenti. Anna, E mi dispiace che... Mi volevi abbracciare? No, che abbracciare, non si sposa la sposa di abbracciare la notte prima delle nozze, cioè non si abbraccia la sposa prima, non lo so Anna, non lo so. Dalle
Palermo che provincia. Ma che te ne frega cosa fai in Palermo? Ti stai sposando? Ma che stai facendo? Alza il velo. Ah. Ma no, no, no. Ma che era capata? Il bacio sulla fronte. E mo' assettato. Qua? Claudio, vuoi tu accogliere Anna come tua sposa nel Signore promettendo di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita, ma proprio tutti i giorni? Non possiamo fare solo i giorni feriali. No. E tu, Anna, vuoi accogliere Claudio come tuo sposo nel Signore promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, dolore, nella salute e nella malattia, malattia. Vabbù, ve lo ribadisco all'americana. Se qualcuno di voi ha qualcosa in contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre. Io. Io. Signor sindaco. Don Pippo, finiamola con queste americanate e sbrighiamo sta pratica. No. Scusate, ma noi non siamo una pratica. E non ci possiamo sposare. Ma perché? 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 Perché è così che devono andare le cose. Perché io e Anna non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati già da un anno. Lei sta con un altro fidanzato, sta con un altro ragazzo. Si chiama François. È francese. E a lei ci piace. Io lo so che voi avevate deposto in noi tanta fiducia per questa storia del cannolo e vi ringraziamo, però un matrimonio non si può fare se non ci si ama. E io e Anna non stiamo più insieme, quindi non ci amiamo. Saverio, Anna non è nemmeno incinta. A me dispiace, ma noi siamo stanchi di apparire solo come voi volete vederci. Annunzio, ma che sta dicendo? Il ragazzo è emozionato. Ora facciamo una piccola pausa e riprendiamo dopo la pubblicità. Non è vero, ragazzi? Mamma, papà, Claudio ha ragione. Voi ci avete caricato troppo delle vostre aspettative e noi abbiamo avuto paura di dire la verità. E quindi non ci sposiamo. Ah, questo è amore! E adesso, se permettete, sicuri della vostra comprensione, noi, carinamente, ce ne andiamo. Grazie a tutti, arrivederci, auguri ai figli maschi che...
Dobbiamo aiutarli a scappare, non si possono sposare. Ma lui la ama! No, se no rimango solo io la cosa inutile del paese. Andiamo! Vai di vedere chi sei! Ma che cazzo fai? Io appena prendo mia figlia la chiudo in una stanza e butto via la chiave. Ve lo giuro su mio nipote. Amò. Non è incinta. Mi ero affezionato. Andiamo. Dai, amai, forza, saliamo. Dai. Sti capiscotto ora si dovevano fermare. Ehi. Adesso aspettiamo che si calmino le acque e risolviamo tutto. Stai tranquilla. Ma tu tutto questo coraggio da dove te lo sei tirato fuori? Diciamo che io lo sono sempre stato, ma tu non te ne sei mai accorta. E adesso vedi questa macchina che è appena arrivata? Claudio, sono i nostri genitori! Shh, ho già la soluzione. Scappiamo! È finito tutto il coraggio! Ma sono giocato tutto in chiesa! I capiscotti dove sono? Non lo so, chiudi! Parti, parti! Un attimo! Ma tu lo sai guidare a questo coso? No! Bambini, tutto sotto controllo. Adesso partiamo per un'avventura a razzo. A razzo di cane. Oh. Scusate, per caso avete visto dei ragazzi vestiti da sposi? Lei è incinta. Non ci pare che l'abbiamo visti. Ma che significa non ci pare? Dovete dirci la verità. Parola di scout! E va bene, li trovate su quel pulmino bianco, quello là. Pulmino. Sul pulmino! Vale. Il pulmino. I bambini ci hanno rubato. E noi, per colpa vostra, 10 anni di carcere rischiamo. E forse i vostri figli pure l'ergastolo. Per colpa nostra! Per colpa vostra! Sì, perché li avete stressati. Ma chi noi? Sì, voi! E il fidanzamento, e l'università, e il matrimonio, e il cannolo. No, no! Qui devi essere più preciso, il clannolo. Ah, sì, vero, il clannolo, saga minchia. Parolacce non ce ne dicono. Ma quando arrivano i capi scout? Io ho fame. Puoi andare a casa. Tu, se avessi utilizzato la stessa attenzione che usi con le tue pecore, a quest'ora sarebbe stato diverso. Che cosa c'entrano adesso le pecore? Cosa c'entrano le pecore? Sì, però Saverio ha un po' ragione, eh? Tuo figlio è sempre in mezzo alla strada, non fare niente, e tu sempre appresso a queste pecore. Anche tua moglie ha ragione. Ma zitta tu, che per provocare tuo marito ti devi travestire tu da Anita e lui da Garibaldi. Ah va, Enzo, ma perché racconti le nostre cose, no? Così mi tocchi nell'intimo. A Garibaldi, Garibaldi, ma perché non mi hai detto niente a me? Vieni, che cosa ti devo dire? Pecoraro sei? Sì, sì, pecoraro a me. E non mi toccare con queste mani fatte di ricotta. Strucido, senti, meglio le mani di ricotta come le mie piuttosto che questa testa dura come quella scorza che tu fai. Ricordati che tu, senza la mia ricotta, tu non sei nulla. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosco. Ma è la serenata di Claudio. E allora dimmi, cantatela con me. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosca. Amore mio, sei la persona più angelica che ci sia. Amore mio, meno male che al mondo ti ho l'acca. Amore mio, ti amo. Tutti insieme, bimbi. Ti amo. Non mi piace. Ma sì. Vai. Abbiamo trovato questa palla.
right to believe in things to make us feel happier, even though it's fictitious. I'm looking around, and all I can see is people getting weaker and hopeless. I'm looking. No, comunque perdere 10-0 contro le femmine è proprio un'umiliazione. Allora facciamo così, ti restituisco il voto che mi hai regalato da piccoli. 9-1. Almeno il gol della bandiera. Posso esultare? Sì. Che cosa dobbiamo fare ora? Che facciamo? Adesso prendiamo il pulmino, li raccompagniamo a casa. E fine dell'incubo. Dai, però non è stato soltanto un incubo. Diciamo che abbiamo fatto tipo una fuitina. Ma la fuitina non si faceva per amore. Ma siccome noi siamo più originali, ci siamo fatti una fuitina sbagliata. François, che ci fa qui? Quello deve essere François. Ma io me l'aspettavo molto meglio. François, che ci fai qui? Finalmente ha fatto una cosa intelligente. Ma chi? Claudio. Perché ti ha chiamato lui? Andiamo. Ma perché l'ha chiamato? Perché dovevo mettere a posto un paio di cose. E poi Anna non ama me, ama François. Ma perché? Perché? Perché l'hai visto? François è più bello, figo, un professore. Io sono solo un buffone. Ma non è vero, tu sei simpatico. Questo perché fra belli ci si capisce. È vero. Ehi, venite a vedere. Mon amour. C'è lui che ti ha messo in questo casino. È lui che deve risolvere tutto questo. Le ha preso la mano. Avete visto? Lei gli ha lasciato le mani. Ah, beh, questo perché ce l'avrà sudate. Ma che fa? Adesso è lei. Secondo me si rimettono insieme. Ti stai zitto? Gliele lasciate di nuovo. Te l'ho detto, ce la sudate. Secondo me torna. Secondo me non torna. Se torna è veramente un finale scontato. No! Mi dispiace. Oh, ecco finalmente un finale a sorpresa. Anna, ma che ci fai qua? François ti sta aspettando. Eh sì, gli ho detto di aspettarmi. Ma non so per quanto. Perché avere 10 o 1 in un compito non è così importante se alla fine della giornata non ti fai una bella risata. Evviva! Ma che cosa devo fare? È un classico, la devi baciare. Molto originale. Ma che aspetti? No, no. Ma come no? No. Io non ti amo più. Ma come non mi ami più? Troppe tette, troppo culo, poi mi confondo di nuovo. Baciami, cretino. Ma... Ah! 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 Ah!
felice che ci siamo rimessi insieme. Vabbè, un pochettino. Ma non si fa! Che faccio, busso? Sì! Busso all'orecchio! Che strano l'amore che non chiede permesso mai. Non lo sapevi, ma adesso sai che non puoi star senza di me. Non li dobbiamo salutare. Ma chi? Vieni con me. Che finale Tascio. Ma Tascio fuori dalla Sicilia non lo sanno che vuol dire. E vabbè, se lo vanno a cercare. Che strana la vita, quando vuole ti pizzica e il tuo cuore ti stuzzica, anche quando non lo vuoi. Don't know where we come from, we don't know give us life, but still wishing for something good. We light up a living face to make us feel.